Vi prego, fate tutti un lockdown personale per tutelare voi stessi e gli altri. Stiamo facendo l'impossibile assistendo i malati fin dentro le auto e le ambulanze in fila. Il personale sta facendo sforzi sovrumani, ma siamo al limite. Chiamate prima i medici di medicina generale prima di venire. Aiutateci. A parlare dalle colonne all'ANSA è il DG dell'azienda dei Colli di Napoli, nella quale è compreso l'ospedale Cotugno, Maurizio Di Mauro. Attualmente ci sono 12 postazioni box nel triage e 2 terapie intensive nel pronto soccorso proprio per cercare di alleviare la situazione. Stiamo lavorando per reperire ulteriori posti letto, aggiunge Di Mauro, da poco tornato negativo dopo aver contratto il Covid. Ora vi sono una decina di auto e 3 ambulanze in fila, alcune delle quali hanno passato la notte in attesa. In questi mesi si sono confrontate in 2 linee per affrontare il Covid. Una che puntava alla prevenzione, quella scelta dalla Campania, e una che puntava a misure parziali che seguivano il contagio. Il governo ha scelto questa linea e io credo che non sia efficace. Avrei preferito una linea unitaria di rigore per tutto il paese, avrei preferito la chiusura di un mese di tutto. Ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca commentando il nuovo DPCM. Leggi anche. Questo ci avrebbe aiutato a frenare il contagio, anziché avere un calvario di ordinanze, di decreti uno ogni 48 ore, che ha finito per creare sconcerto ai cittadini, per non dare mai la percezione della gravità della situazione, per creare conflitti tra categorie economiche e per creare anche conflitti territoriali, ha detto ancora. Ma soprattutto ha aggiunto, una linea del genere non è efficace perché non risponde all'obiettivo di fare prevenzione, ma interviene dopo che il contagio è già avvenuto. Oggi com'è possibile verificare? Si corre ai ripari, ma si corre ai ripari avendo perduto, a mio parere, settimane di tempo preziose. Lo Position Index 37.809, i nuovi casi di coronavirus e 446 morti in secondo il bollettino diffuso dal Ministero della venerdì 7 novembre. Tra giovedì e venerdì sono stati eseguiti 234.245 tamponi. In terapia intensiva ci sono 2. ...515 ricoverati, con un incremento di 124 unità. Cresce il numero dei guariti che ora sale a 322. ...925 più 10.586, mentre gli attualmente positivi sono 499.118 più 26.770. Per quanto riguarda le singole regioni, si registrano altri 9. ...934 nuovi casi in Lombardia, 4.878 in Piemonte, 4.508 in Campania. Nel Lazio sono 2. ...699. In Calabria 264, esplode maxi focolaio nella casa di riposo. Tutti contagiati.